Buongiorno e benvenuti all'estrazione del Mediolanum Baby Cup, sesta edizione. Adesso procederemo naturalmente a definire tutti quanti i gironi per ogni categoria. Siamo qui anche in presenza con gli organizzatori, naturalmente Roberto Martin e Moschetta. Roberto, vuoi dirci due parole prima di iniziare? Le parole, ecco che abbiamo delle gradite rappresentanze delle società e come sempre facciamo le cose per migliorare, quindi questa situazione di sorteggio è stata fatta proprio in virtù di dare massima trasparenza, perché nelle passate stagioni c'era magari qualcuno che si lamentava perché era capitato un girone secondo loro troppo forte, quindi siccome non c'è volontà, a parte che sui bambini è impossibile creare dei criteri di valori, quindi comunque facciamo anche questo a ulteriore sostegno delle società. Allora, ricordiamo che sulla pagina ufficiale Facebook del torneo potete vedere in tempo reale le estrazioni che verranno fatte mano a mano, e poi sul canale youtube.com/mondofutsaltv ci sarà la ripresa integrale appunto di questo avvenimento. Allora, partiamo con la categoria 2005. Sì. 12 squadre iscritte, 3 gironi da quanto? Non li vuole troppo perché sennò poi magari si aprono. Allora, la prima squadra della categoria 2005 è US Latina. Fai vedere. Vado. Adesso andiamo a vedere qual è la terza squadra del gruppo A. Ed è il Sermoneta. Fiscale con tre palline mescolette. Infatti ormai abbiamo quasi esaurito questa categoria. La terza squadra invece del gruppo C è Gila Soccer. Aspetta un attimo. Adesso, se la matematica non è opinione, mancano 3. Allora, Calcio Sezze va a finire nel girone A con Latina, Bassiano e Sermoneta. Diciamo un girone di ferro. Già. Questo è il gruppo sicuramente più ostico. Poi nel gruppo B invece va il Faiti insieme a R11 Latina, La Rocca e San Pietro e Paolo. Adesso l'ultima pallina è una formalità per esclusione. Non può che essere, se non sbaglio, l'Antonio Palluzzi, infatti, che va nel gruppo C insieme a Anzio Calcio, Agora e Gila Soccer. Sorridi. Fermi. Ok. Madonna. 2009. 13 squadre, quindi un girone, il primo girone da 5 e poi gli altri due da 4. Da 4. Ok, procediamo con l'estrazione. La prima squadra della categoria 2009, quindi nel gruppo A, Falasche. Ah sì, dobbiamo, ok, sì, giusto. Adesso vediamo qual è il nome che andrà a inserirsi nel gruppo B, è US Latina. Prendi nome. Sì. Nel gruppo C la prima squadra è il Latina Calcio a 5. Diamo il tempo a Roberto di correggere questa cosa. Adesso abbiamo il San Donato Pontino, che praticamente sarà la quarta squadra del gruppo A.
Quarta squadra del gruppo B è l'FC Agora. Adesso mancano soltanto due squadre per poter completare questa categoria. Ed l'Antonio Palluzzi praticamente va nel gruppo C insieme a Latina Calcio 5, Norma e Anzio Calcio. La quinta squadra la prendiamo da lì. Nel girone B. Ok. Per non fare sempre gli stessi. Allora, nel girone B, ultima formazione, ma non per ordine di importanza, naturalmente, è Sama Latina. Sama Latina. E quindi possiamo ricapitolare: nel gruppo A abbiamo Falasche, Creta Rossa, Faiti e San Donato Pontino. Nel raggruppamento B, US Latina, Samagor, Gila Soccer, FC Agora e Sama Latina. Nel gruppo C, Latina Calcio 5, Norma 1959, Anzio Calcio e Antonio Palluzzi. Vai, Peppe. Suggeriamo i gironi. Fotografia di rito. Allora, sono due gironi da 5 e uno da 4. Okay. In totale 14 squadre, iniziamo con la prima pallina. Ok, allora, categoria 2006, sono tre gironi, naturalmente due da 5 e uno da 4. La prima squadra nel gruppo A è il Faidi. Adesso proseguiamo con la prima squadra del gruppo B. Ed è la Samagor. Giro G. Continuiamo adesso vedendo qual è la prima squadra invece nel gruppo C. Ed è il San Michele. Vai. Ok, adesso è la volta invece del Città di Sonnino, che va nel gruppo B insieme a Sama, col Calcio Sezze e San Pietro e Paolo. Virtus Latina Scalo, che va nel girone C. Adesso mancano soltanto... Ok. Andiamo a vedere qual è l'ultima, anzi la penultima. Queste sono le quinte e il girone 5, faremo il girone A e il girone C. Allora, il girone A, dunque, è US Latina e va insieme a Faiti, Accademia Sport, Creta Rossa e Real Maenza. Adesso dunque andiamo a vedere qual è l'ultima squadra che va a comporre e a definire il gruppo C. Ed è il Sermoneta. E dunque possiamo a questo punto ricapitolare la composizione dei gruppi nella categoria 2006. Nel primo raggruppamento Faidi, Accademia Sport, Creta Rossa, Real Maenza e US Latina. Nel gruppo B Samagor, Calcio Sezze, San Pietro e Paolo, Città di Sonnino. Nel terzo girone abbiamo San Michele, Antonio Palluzzi, Anzio Calcio, Virtus Latina Scalo e Sermoneta. E qui c'è il derby Scalo-Sermoneta. Non ci facciamo mancare niente. Facciamo la foto ufficiale. La solita foto, insomma, di tipo. Ti faccio un'altra. Allora, nel 2007 c'è stato un problema che praticamente non si sa come, una pallina in meno, perché erano 20, sono 19 queste palline. Quindi partiamo con una, quella che è rimasta fuori, partiamo con quella lì come estrazione. Non so manco io. Esatto, che altro poi è la prima squadra, quindi esatto. Possiamo cominciare per quanto riguarda la categoria 2007. Allora, prima squadra estratta è il Pontinia. Pontinia che... E dunque la prima formazione a essere stata estratta.
procediamo dunque nell'estrazione. Seconda squadra è la Virtus Cisterna. Terza squadra è il Real Maenza. Va nel girone B. Quarta formazione di questa categoria 2007 è il San Donato Pontino. Siamo alle battute finali, US Latina, che va nel gruppo D insieme a Virtus Cisterna, Samalatina, Calcio Sezze e Real Marconi. Continuiamo adesso con Lanzio Calcio 1924. E si completa anche dunque il primo raggruppamento, perché Pontinia Sermoneta, Samagol e Montello Calcio vanno proprio insieme al Lazio Calcio. Dove, scusa? Il gruppo A. Dunque siamo alla penultima squadra di questa categoria ed è il Norba Calcio, che va nel gruppo C con San Donato Pontino, Antonio Palluzzi, Sabaudia e Latina Calcio a 5. Adesso possiamo dunque concludere. Manca soltanto il gruppo B adesso da definire con l'ultima squadra. Ed è l'R11. Dunque 20 squadre al via in questa categoria. Ricapitoliamo i gironi. Nel primo girone abbiamo Pontinia, Sermoneta, Samagor, Montello Calcio e Anzio Calcio. Nel secondo gruppo Real Maenza, Creta Rossa, San Pietro e Paolo, Faiti e R11 Latina. Nel terzo raggruppamento San Donato Pontino, Antonio Palluzzi, Polisportiva Sabaudia, Latina Calcio a 5, Norba Calcio. E nell'ultimo gruppo girone D Virtus Cisterna, Samalatina, Calcio Sezze, Real Marconi, US Latina. Bene, possiamo fare adesso la foto di rito. Bene, siamo nel gran finale, possiamo adesso iniziare l'estrazione per quanto riguarda la categoria 2008. La prima squadra dunque estratta è il Faiti. Che va nel gruppo A. Seconda compagine di quest'annata è il Città di Sonnino. Adesso invece è la volta del Latina Calcio a 5, gruppo C. Quarta squadra estratta è la Virtus Latina Scalo. Adesso mancano soltanto quattro squadre. Ed è la volta della Virtus Cisterna. Il gruppo D dunque si completa, perché la Virtus Cisterna va con Latina Scalo, Gila Soccer, Palacchi e San Donato Pontino. Sempre nella categoria 2008, formazione sicuramente ostica è il Piave,
dunque viene definito anche il girone C, perché il Piave va a giocare con Latina Caccia 5, Antonio Palluzzi, Annunziata Sabaudia e Pontinia. Siamo al gran finale, questa è la penultima squadra della categoria 2008 ed è la Samagor, che vanno in gruppo A con Faiti, Costa Latina, Anzio Calcio e Norba Calcio. Gruppo A, sì. Vediamo se Pepe ha buona memoria. Quale sarà l'ultima squadra secondo te? Dovrebbe essere l'R11. Vediamo un po' se è veramente l'R11. Invece no, perché no. È l'US Latina. US Latina che va nel gruppo B, a questo punto per esclusione, che è l'ultimo gruppo che ancora non aveva la quinta squadra. E dunque adesso con quest'ultima estrazione possiamo ricapitolare tutti i raggruppamenti. Nel gruppo A abbiamo Faidi, Costa Latina, Anzio Calcio, Norba Calcio e Samagor. Nel secondo raggruppamento Città di Sognino, San Pietro e Paolo, Sama Latina, Real Sabaudia e US Latina. Per quanto riguarda il terzo gruppo, Latina Calcio 5, Antonio Palluzzi, Polisportiva Annunziata Sabaudia, Pontinia e Piave. E poi nel gruppo D invece abbiamo Virtus Latina Scalo, Gila Soccer, Falasche, San Donato Pontino e Virtus Cisterna. E adesso possiamo fare la foto per concludere questo grande momento. Bene, dopo questo momento di estrazione, nei prossimi giorni gli organizzatori procederanno a formulare i calendari, che saranno pronti entro mercoledì della prossima settimana, mentre l'appuntamento per tutti per la prima giornata della sesta edizione del Mediolanum Baby Cup è per il 18 ottobre presso il centro dell'Agora Fitness. Un cordiale saluto e ringraziamento dallo staff della Bloga Sport di Mondo Futsal, da Roberto Martin, Giuseppe Moschetta e tutte le persone che erano qui in aula. Un cordiale arrivederci e risentirci.